Ciao a tutti, oggi vi propongo un lavoro all'uncinetto, un bordo a farfalline. Io lo userò per decorare il bordo di alcune mensole di una credenza. Vediamo come fare. Iniziamo facendo il nostro cappio e 16 catenelle. Poi continuiamo facendo 3 catenelle, 2 catenelle saranno la nostra prima maglia alta, una catenella rappresenta uno spazio, quindi una maglia alta nella quinta catenella contando dall'uncinetto. Lavoriamo una catenella, una maglia alta nella seconda catenella libera e ripetiamo altre 3 volte, una catenella e una maglia alta. Lavoriamo 3 catenelle e 3 maglie alte saltando 3 catenelle di base. E abbiamo terminato il nostro primo giro, quindi avremo 5 spazi da una catenella, uno spazio più grande da 3 catenelle e 3 maglie alte finali. Voltiamo il lavoro e facciamo 2 catenelle che rappresentano sempre la prima maglia alta e lavoriamo 2 maglie alte nelle successive 2 maglie alte di base. Poi facciamo 2 catenelle e una maglia bassa lavorando nello spazio di 3 catenelle sottostante, altre 2 catenelle e una maglia alta nella prima maglia alta di base. Questa parte del lavoro si ripeterà sempre in questa maniera. Quando terminiamo il giro nello spazio faremo 3 catenelle, quando inizieremo il giro successivo faremo 2 catenelle, una maglia bassa e altre 2 catenelle e una maglia alta. Quindi continuiamo il giro, una catenella e una maglia alta nella maglia alta di base per 4 volte. Lavoriamo una maglia alta nello spazio e una maglia alta nella prima catenella. Terminato il giro, ci ritroveremo in questa situazione. Volto il lavoro, faccio 2 catenelle, che sono sempre la prima maglia alta nel nuovo giro, 2 maglie alte nel primo spazio formato da una catenella. In questo modo abbiamo diminuito un quadratino. Continuiamo con una catenella e una maglia alta per 3 volte. Quindi notiamo che nel primo giro avevamo 5 spazi liberi, nel secondo giro 4 e in questo terzo giro 3 spazi liberi. Continuiamo facendo la solita ripetizione, 3 catenelle e 3 maglie alte nelle 3 maglie alte di base. Va
svolto il lavoro, 2 catenelle, 2 maglie alte nelle 2 maglie alte di base. Due catenelle, una maglia bassa nello spazio di 3 catenelle, 2 catenelle e una maglia alta nella maglia alta successiva. Una catenella, una maglia alta per 2 volte. Una maglia alta nello spazio di una catenella e una maglia alta nella maglia alta di base. E così abbiamo formato un quadratino pieno. A questo punto voltiamo e abbiamo diminuito ancora di un quadratino e facciamo sempre al solito 2 catenelle e lavoro 2 maglie alte nello spazio di una catenella. E abbiamo diminuito ancora un quadratino, una maglia alta nella maglia di base. Una catenella e una maglia alta. In questo giro siamo arrivati ad ottenere un solo spazio vuoto. Chiudiamo il giro come sappiamo fare. Ed ecco qua come si presenta il lavoro. Voltiamo e continuiamo. Lavoriamo una catenella, una maglia alta nella maglia alta di base, una catenella e una maglia alta nella seconda maglia alta di base. Così stiamo di nuovo aumentando i quadratini vuoti e ne abbiamo ottenuti 2. Facciamo una catenella e poi lavoriamo 3 maglie alte nello spazio di 2 catenelle. Due catenelle e 3 maglie alte sempre lavorando nello stesso spazio. E continuiamo a lavorare sul lato del lavoro, quindi non voltiamo ma continuiamo ad andare avanti facendo 6 catenelle, 3 maglie alte nel prossimo spazio formato da 2 catenelle, 2 catenelle e 3 maglie alte, tutto nello stesso spazio. Ora possiamo voltare il lavoro facendo una catenella. Voltiamo e facciamo la stessa ripetizione di 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte nello spazio delle 2 catenelle sottostanti.
Di nuovo 6 catenelle e ripetiamo la stessa cosa nell'altro spazio delle prossime 2 catenelle. Quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Una catenella, una maglia alta nella terza maglia alta di base. Ripetiamo una catenella, una maglia alta nella maglia alta di base per 3 volte. Abbiamo ottenuto così 4 quadratini vuoti. Chiudiamo il giro come sappiamo fare, 3 catenelle, 3 maglie alte nelle 3 maglie alte di base. Ecco qua come ci troviamo. Voltiamo il lavoro, facciamo 2 catenelle e 2 maglie alte nelle 2 maglie alte di base. 2 catenelle, una maglia bassa nelle 3 catenelle sottostanti, 2 catenelle e una maglia alta. Una catenella, una maglia alta per 5 volte. Lavoriamo una catenella e facciamo la ripetizione nello spazio di 2 catenelle di 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Sei catenelle e di nuovo la ripetizione nello spazio di 2 catenelle. 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Ecco qui, abbiamo quasi terminato la farfallina, quindi facciamo una catenella, voltiamo il lavoro, ormai lo sapete, dobbiamo ripetere di nuovo 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Quindi lavoriamo 5 catenelle e poi una maglia bassa passando sotto l'ultimo archetto, prendendo tutti e 3 gli archetti di 6 catenelle. Lavoriamo 5 catenelle e poi facciamo la nostra ripetizione nello spazio di 2 catenelle. 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Una catenella, una maglia alta per 5 volte. E terminiamo il giro. 3 catenelle e 3 maglie alte le 3 maglie alte di base. Ecco qui la nostra farfallina. Quindi l'ultimo giro lo eseguiamo come si presentano le maglie. Iniziamo sempre facendo 2 catenelle, 2 maglie alte nelle 2 maglie alte di base, 2 catenelle, una maglia bassa nello spazio di 3 catenelle sottostante, 2 catenelle, una maglia alta, una catenella, una maglia alta per 5 volte. E questo schema lo potete ripetere quante volte volete per formare le farfalline. Tra una farfallina e l'altra potete scegliere quanta distanza mettere.
il numero di giri da eseguire tra una farfalla e l'altra deve essere disparo, quindi 1, 3, 5 e così via. Spero che il video vi sia utile e vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace e un commento per farmi sapere cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Ciao, al prossimo progetto!